Signore e signori, buonasera, benvenuti in questa piazza Umberto I, in questa nostra piazza centrale del municipio. Stasera iniziamo la nostra campagna elettorale e tocca a me fare da presentatore per la lista che ha espresso come candidato sindaco Marco Sinatra. Abbiamo pensato di farla ovviamente all'aperto e in questa piazza per una scelta organizzativa, perché era giusto venire qui in piazza a presentare i nostri ragazzi e non ragazzi della lista, alcuni dei quali hanno avuto incarichi di amministrazione, altri sono stati anche consiglieri comunali, altri ancora sono nuovi della politica, però tutti insieme come una squadra unica condividono un progetto, condividono un'idea, condividono un programma che è stato scritto insieme, elaborato insieme, e tutti noi vogliamo portarlo avanti. Sono insieme a me all'interno di un gruppo ancora più vasto che non vede solo i candidati a dare una mano alla nostra città, ma vi è un gruppo più numeroso che magari non sta qui sul palco e non è candidato, che ha l'orgoglio di portare avanti un programma politico per cercare di gestire meglio e sempre con maggiore risorse questa nostra città. 5 anni fa, alla fine della sindacatura del dottore Cortese, è stato deciso di proporre come candidato sindaco Marco Sinatra. Si dovevano fare delle primarie, però non mi chiedete perché non sono state fatte, perché non l'ho capito neanch'io. Fatto è che tutti abbiamo condiviso quell'idea, nessuno escluso, tutti abbiamo condiviso il programma che era stato redatto attorno alla figura di Marco Sinatra e della squadra che portava avanti il progetto per Vizzini, in continuazione con la gestione politica e amministrativa precedente. Si è partiti, le elezioni sono state vinte, Marco Sinatra è diventato sindaco, e la storia dice che dopo 3 mesi l'amico Giovanni Amore ha deciso di abbandonare la vice sindacatura per motivi di natura personale, sui quali nessuno di noi può entrare e deve entrare, perché se il motivo è personale è un problema suo, è un problema di sua pertinenza, per cui nessuno di noi ci entra. Al suo posto è stato designato l'amico Cassone, Vito Cassone, che ha proseguito nell'attività di collaborazione e di realizzazione del programma elettorale che ci eravamo prefissi per altri circa 2 anni, 1 anno e mezzo, non ricordo. Dopo di lui, alla scadenza di 2 anni e mezzo, è stato revocato a cura del sindaco l'incarico a Cassone. E siccome la lista era civica, ma vi era una forte connotazione anche politica del Partito Democratico, il Partito Democratico ha scelto di far proseguire l'azione amministrativa non ricorrendo i motivi per togliere la fiducia a Sinatra, nominando Costa, Lidia Costa, la quale anch'ella il giorno dopo mi ha comunicato che aveva problemi di natura familiare, nei quali non entro, e quindi non poteva accettare. La maggior parte degli amici del Partito Democratico hanno deciso di proseguire l'attività e quindi sono arrivato io. Vi ho raccontato questa storiella per capire perché sono arrivato io. Certo, forse qualcun altro meglio di me poteva far parte della compagine politica e amministrativa di questa città. Io non sono o non mi ritengo una persona bravissima né un tecnico, però
insieme a tutta la squadra, perché il concetto principale di Sinatra, o si accetta così oppure si abbandona, non è quello che deve fare tutto lui, contrariamente a qualcuno che dice il contrario, ma lui tiene tanto a questa famosa squadra. Io devo dire, non conoscevo bene Sinatra, però nei 2 anni e mezzo che mi hanno visto insieme a lui governare, tra virgolette, perché poi di governare c'è ben poco, la nostra città, abbiamo sempre condiviso le scelte, le abbiamo condivise anche con il gruppo degli assessori, anche se via via sono cambiate, abbiamo condiviso con il gruppo consiliare che via via si è assottigliato, perché da lì è sorta un po' di polemica, e devo dire non ha mai fatto una scelta organizzativa, amministrativa e politica se non prima si è confrontato con me, con gli altri assessori e con gran parte dei consiglieri comunali, forse anche con qualche amico che veniva al comune ed era ben gradito e si sedeva accanto a noi, anche se non era né consigliere né assessore. Vero è, forse siamo stati poco fuori, poco ai bar, poi io non sono un frequentatore del bar, però chi ha voluto parlare seriamente con noi è venuto, è stato ricevuto sia nella stanza del sindaco, nella stanza degli assessori, nella stanza mia, ha parlato con tranquillità e non vedevamo né medagliette, né colori, né stature, né genere. Chiunque voleva parlare con noi ha avuto la possibilità di farlo con libertà. Non c'era bisogno che mi incontrava al bar, che mi incontrava mentre facevo la spesa. L'altro modo per parlare con me, con Marco sicuramente meglio, era quello dei messaggini. Io ricevevo mediamente 15-16 messaggi al giorno, alcuni così, dagli amici, ciao come stai, e molti altri di cose che non funzionavano. Il marciapiede che era rotto, o l'immondizia buttata lì. E dove era possibile intervenire, siamo intervenuti, sempre. Il mio maggiore individuo che messaggiava con me, lo ringrazio, perché suggeriva sempre delle soluzioni, era Frank Interlandi. Frank Interlandi, diciamo, una volta a settimana gli mandava il suo messaggino dicendo, sai, hanno lasciato un materasso all'isola ecologica. Era chiusa. Perché l'hanno lasciato? Potevano aspettare 10 minuti e intanto intervenivamo come possibile. Detto ciò, la mia esperienza amministrativa è stata positiva. Abbiamo lavorato sempre, forse qualche volta anche sbagliando qualche delibera, ma l'abbiamo pure corretta. Non posso dire che vi sia stata questa attività di prepotenza da parte del sindaco Sinatra nei confronti miei o di altri. Da subito io ho avuto le chiavi di tutto il municipio, della sua stanza dove entravo liberamente, della mia stanza che ho avuto subito, e da lì abbiamo iniziato questa attività. Certo, di cose ne abbiamo fatte parecchie, contrariamente a qualcuno che dice ma non avete fatto nulla, ci sono questi depianti che adesso verranno distribuiti o che in questi giorni sicuramente verranno distribuiti, e ci sono tantissime cose fatte, cose importanti, cose meno importanti. Certo, dovevamo anche vedere il cassetto se era pieno vuoto, perché con i problemi di bilancio che abbiamo avuto e che abbiamo anche risolto in parte, non potevamo fare chissà cosa, ma intanto siamo riusciti ad assicurare molte cose che altri comuni non hanno. Qualcuno dice che è una città invivibile. Io questa parola la odio. Non si può dire che Benzina è invivibile quando abbiamo 6 istituti scolastici, dall'asilo alle scuole superiori. L'asilo è poi di recente ristrutturazione. Anche l'Archimede ristrutturata. Abbiamo
due palestre, una ristrutturata totalmente, quella della scuola media, in cui si svolgono attività sportive e che molti ci invidiano. Abbiamo un sacco di altre cose, come i nostri monumenti, come i nostri teatri, il polo museale, cose che vengono visitate, non dico giornalmente perché sarebbe impossibile, ma ogni domenica qui arrivano tutti. Nessuno mai forse li ha misurati, nessuno mai ha conteggiato quante persone arrivano nella città di Tiri, giusto per il piacere di dire a fine anno non è venuto nessuno, oppure sono venuti X persone, perché noi abbiamo sempre l'idea che il Tiri non viene mai nessuno, non è così. Il Tiri è una città conosciutissima, addirittura siamo stati citati al G7 a Taormina. Quando hanno fatto il concerto, hanno fatto Cavalleria Rustiniana e hanno detto di Ligini. Questa è una vetrina per noi e siamo contenti per questo. È un'esperienza che io rifarei, ma siccome io non ho problemi di ruoli o di poltrone, così come nessuno di loro, per cui se abbiamo la disponibilità, la volontà e la forza di aiutare la città, problemi non ce n'è. A Vigili ci sono tante associazioni che giornalmente aiutano la città, anche in modo silenzioso. Ce l'hanno anche gli altri comuni, per carità, ma noi ci manchiamo i nostri. Tante associazioni e soprattutto tante persone che quando vedono un pullman in piazza si rallegrano. Per la saga delle coppie io ho visto che molta gente si seccava che arrivavano i pullman in piazza, forse perché creavano un attimo di confusione. Deve essere una cosa molto bella invece vedere che molta gente arriva a Vizzina e si innamora della città, perché va in giro e dice avete tante cose belle. Magari potremmo pulire un po' di più, certamente, gli errori, come dice Pippo di volte, se ne fanno sempre. E anche noi potremmo fare errori. Ma a migliorare c'è sempre tempo. E accettiamo anche i rilievi e i consigli che chiunque può darci. Non siamo chiusi dentro il palazzo. Adesso, per farla breve, oggi è il giorno della presentazione della lista dei ragazzi e quindi a uno io ve li presenterò. Molti hanno avuto già esperienza amministrativa, quindi racconteranno un po' la loro esperienza, si presenteranno a voi e chiederanno a voi di riflettere sul tipo di politica che vogliamo fare, di riflettere sui prossimi 5 anni quale strada dobbiamo intraprendere. Io so che anche dal punto di vista politico il nostro sindaco si è mosso benissimo, anche grazie alle strutture comunali. Abbiamo avuto approvati molti progetti per il Patto per il Sud. Altri comuni ne hanno approvati 1, 2. Noi quando siamo andati a Palermo e qualcuno si lamentava dicendo comuni ne hanno avuto approvati 6, noi siamo stati zitti perché siamo noi. E questo è un fatto interessante da capire. Perché Vizzini ne ha avuto approvate così tante? E i lavori sono già iniziati. Quindi io vi esorto a riflettere su che tipo di politica votare. Poi certamente ogni sindaco certo vuole fare il bene del paese, tutte le liste dicono la stessa cosa, anche noi diciamo la stessa cosa, tutti vogliamo il bene del paese, per carità. Però noi abbiamo avuto 5 anni di amministrazione e in questi 5 anni ricordiamoci che c'è stata una rivoluzione sui bilanci, cosa che prima non c'era, prima era un po' più semplice organizzare e spendere. Oggi abbiamo organizzato e speso quel che potevamo spendere, togliendo anche qualche debito, e ce n'è parecchi di debiti, poi magari nei prossimi comizi affronteremo la cosa dei debiti, il problema dei debiti, perché io sono stato assessore al contenzioso e ce n'è una valanga di debiti, certo non solo nostri,
nostri, sì, qualche fattura non pagata, sì, il problema della luce, ma ci sono debiti di gran lunga più grossi, sono contenziosi con dipendenti comunali che prima o dopo il comune deve pagare, altro che fare mutui. Va bene, io vi ringrazio per la cortese attenzione, la mia era solo una prefazione, non sono in lista, non faccio più l'assessore fra un paio di giorni, però continuerò ad essere presente all'interno delle stanze del Palazzo Comunale, mi dovete sopportare, spero con piacere. E adesso passo il microfono a un'altra, posso dire un'altra amica mia, lo posso dire, perché oltre a conoscere Marco ho avuto anche la possibilità di conoscere Eliana. Eliana la conoscete tutti perché è un vulcano. Ecco, potrà anche non piacere. Ecco, potrebbe anche essere superba, ma non lo è, però è un vulcano, perché lei o è assessore o è consigliere, non è nessuno, riesce a organizzare e a canalizzare attorno a sé gente, progetti e simpatie. Eliana Costantino. Carissimi concittadini, io questa sera voglio aprire il mio intervento rivolgendomi a voi tutti un caloroso e affettuoso saluto. Sembra ieri, e invece sono già trascorsi 5 anni da quando proposi per la prima volta la mia candidatura a consigliere comunale, ottenendo, devo dire, nonostante lo scetticismo di tanti, un numero considerevole di consensi. Sono stati questi per me 5 anni meravigliosi, durante i quali io ho svolto il mio mandato con coscienza e correttezza. Sono stata presente in consiglio comunale quasi sempre, ma anche al comune, dando la mia personale disponibilità alla gente. Non posso negare che ci sono stati momenti in cui ho esitato, sono momenti di titubanza, a volte purtroppo momenti anche fatti di tanta amarezza e sconforto, soprattutto perché purtroppo, visto le gravi difficoltà in cui versano gli enti comunali, non abbiamo potuto dare risposte concrete alla gente ed immediate. Tuttavia però non mi sono mai arresa, ma ho continuato a lavorare con fatica per la mia comunità. Grazie questo anche al sostegno dei miei colleghi consigliari, del sindaco e anche degli assessori che ovviamente mi hanno sempre sostenuta, consentitemi, ma non me ne vogliono gli altri. Il mio grazie questa sera va anche all'amico consigliere comunale che mi ha sempre sostenuta ed affiancata, Gregorio Palma. Grazie Gregorio. Avrei tante cose da dirvi, ma il tempo a disposizione questa sera non me lo consente, ci saranno ulteriori occasioni. Ho un grande desiderio, e non è poco, credetemi, che è quello di andare avanti, di continuare a dare il mio contributo insieme agli amici che con il candidato sindaco Marco Sinatra vogliono condividere un progetto di crescita, voglia di fare e di rispetto della gente. Secondo noi questi sono i migliori presupposti per andare avanti, per affrontare con il dovuto impegno e con la massima serietà la campagna elettorale. E poi se avremo il conforto dei vostri consensi, anche la quotidiana gestione dell'amministrazione. E dico quotidiana perché la nostra presenza è stata e sarà tale, sempre. Sarà un grande onore per me continuare ad amministrare la mia città nei prossimi anni. La lista che qui questa sera si presenta a voi è frutto di uno sforzo corale. Si parte da un invito rivolto al candidato sindaco Marco Sinatra. E si arriva alla definizione della formazione dei candidati attraverso un serrato dibattito che ha interessato molte persone e che si è prodotto per alcuni giorni. Ciascuno dei candidati è entrato in un gruppo di cui conosce e condivide pienamente programmi e composizione. Questo rappresenta già un risultato e per voi che decidete di votarci una garanzia di coesione sentita e di solidità della squadra. Abbiamo voluto sintetizzare il nostro programma dando il nome alla lista Idee e Concretezza. In questo modo si sintetizza il nostro progetto politico, ispirato soprattutto alla realizzazione di cose fattibili, senza demagogia, con serenità, con umiltà e con impegno, ma soprattutto con il rispetto degli altri, anche se portano idee diverse. Questi saranno i valori guida del nostro impegno. Io per questa sera vi invito tutti a votare la nostra lista e il nostro candidato sindaco Marco Sinatra. Viva Vizzini! Grazie Eliana.
E adesso passo il microfono a un'altra amica, assessore anche lei, Francesca Riggio. Buonasera a tutti. L'emozione stasera è molto alta. Mi sono presentata 5 anni fa come consigliere comunale e non andò bene. Non fui eletta. Però su questo palco mi fu promesso da Marco che sarei stata coinvolta. Ed è stato così. Per 5 anni sono stata corteggiata politicamente, attenzione. E Marco, assieme agli altri amministratori, mi hanno sempre invitata a far parte della giunta comunale, quindi ad essere un assessore. Io mi sono sempre tirata indietro, devo dire un po' per paura, molta paura, per paura di non essere all'altezza. Poi a settembre dell'anno scorso, quando Marco mi chiamò per l'ennesima volta, decisi di dire sì. E il mio sì è stato un sì forte, un sì che doveva dare comunque risposta a quei 63 voti che io ho presi 5 anni fa. Perché una cosa che io non riesco a capire, non l'ho mai compresa, è quando si classificano i ruoli all'interno della politica, soprattutto a livello locale. Consiglieri comunali, di maggioranza, di opposizione, assessori. E allora qualcuno dirà, ma io sono un semplice consigliere di opposizione, non ho potuto fare un granché. Io sono un consigliere di maggioranza, ho fatto quel che potevo. Io sono un assessore, ho fatto quel che potevo. Non è così. In realtà l'impegno va al di là dei ruoli che si rivestono. Io mi sono impegnata in questa città e quindi comunque vada, ci sarò nel tessuto sociale della mia città, all'interno del mondo del volontariato. Sono stata all'interno della Croce Rossa e lo sono ancora oggi, da 10 anni circa. Sono all'interno della Prologo, sono stata un'accompagnatrice turistica. E poi ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di assessore. È stato un impegno enorme, io dissi a Marco, se ti ricordi, guarda che io lo prenderò come un impegno serio, per me sarà un impegno a 360 gradi. Questo è un invito che io faccio a chiunque. Il 12 giugno sarà lì, perché la giunta ha bisogno di risposte che, come diceva Eliana, non siamo stati in grado di dare a volte, ma non per negligenza o noncuranza, ma perché realmente mancano delle risorse e sono cavolate, passatemi il termine. Chiunque vi dirà che quando salirà qui il 12 giugno farà diventare questo comune un non so che cosa, riuscirà a portare ricchezza, non è così, i tempi sono difficili, questa è una presa di coscienza, la gente lo deve sapere, è una presa di coscienza. Vizzini non è in un altro mondo, Vizzini è in Italia, l'Italia è riversa in una situazione difficile, in una situazione forse in un'epoca storica fra le più difficili che abbiamo avuto. E per la gente che amministra non è facile dire di no alle persone che hanno bisogno. Guardate che si torna a casa col magone in gola. Non c'è nessuno che non vuole dare aiuto, non c'è nessuno che non voglia tappare una buca per la volontà di non farlo, ma perché non si può fare spesso, ahimè. E sono cavolate, ripeto, quindi leggetevi i programmi, perché non vincerà l'idea più bella, vincerà l'idea sostenibile. Significa, io propongo questa idea, ci sono i soldi, la realizzo. E quindi, qua altre cose che io vado a leggere, perché fortunatamente ho il vizio, il brutto vizio di andarmi a leggere anche i programmi di tutte le altre liste, ahimè, sono fatta così. E vado a leggere riduzione e indennità. Ma ve lo dico, ma poi lo scrivono persone che sono dentro il Consiglio Comunale. Santo Dio, ma solo la Giunta se l'è ridotta l'indennità del 20%. E non è! Un applauso che bisogna fare a questa cosa, non bisogna fare un applauso a questa cosa, perché la politica è servizio. Io lo dico a chiunque si sia avvicinato oggi al mondo della politica per dire, ah, me ne vado là, mi guadagno 900 euro, poi lo voglio vedere. Quando poi verranno persone che avranno bisogno e tu non ci puoi dormire la notte, lo voglio vedere come li riempite le tasche, questo lo voglio vedere. Quindi parlano di riduzione di indennità,
Noi l'abbiamo fatto, quindi non è una cosa nuova. Se l'avessero fatto anche i consiglieri saremmo stati tutti felici. Ma la mia non vuole essere una polemica, perché? Perché ognuno amministra e decide di amministrare come meglio crede e secondo propria coscienza. E la coscienza è la parola che a me viene in mente pensando a queste elezioni amministrative 2017. Allora, io faccio appello alla memoria storica della gente. Ci sono state persone che qui hanno già avuto modo, l'opportunità, devo dire, anche l'onore di essere a capo di questa città. Mi appello alla vostra memoria storica. Tutti sappiamo chi ha fatto nel bene e nel male. Chi ha fatto cosa nel bene e nel male. E mi limito a dire solo questo perché non voglio scornarmi con nessuno, non vogliamo scornarci con nessuno. La nostra intenzione è quella di portare avanti un progetto politico, un progetto fatto di relazioni umane, perché la cosa più bella che io ho avuto l'onore di condividere con Marco, con Eliana, con tutti coloro che fanno parte dell'amministrazione e anche coloro che non hanno fatto parte dell'amministrazione, perché queste sono persone che hanno collaborato con noi silenziosamente, che non ci sono state in prima linea ma ci sono state. Quindi il mio appello è: votate con coscienza, votate un sindaco che sia in grado di dire non sempre sì, ma che sia in grado di dire sì e no a seconda delle disponibilità. Questo è importante oggi. Adesso io lascio la parola ecco ad un altro assessore, Luigi Giarrusso. Buonasera cari amiche e cari amici. Io per 5 anni ho lavorato per questa città, come avete potuto vedere, con pochi soldi a disposizione e spesso utilizzando risorse personali e professionali, e mi metto a disposizione nuovamente per questa città di Vizzini che amo tanto. Bene, adesso è la volta di una nostra amica nuova nominata assessore subito, designata assessore subito da parte del candidato sindaco, Sessa Valeria. Buonasera a tutti. Come tutti sapete, io sono una moglie, sono una mamma e sono particolarmente legata alla nostra città. La mia presenza all'interno di questa squadra è giustificata dalla voglia di dare il mio contributo per una causa, a mio parere, di fondamentale importanza. E cioè che ciascuno di noi, ciascuno dei nostri figli, deve poter proiettare e costruire il suo futuro qui a Vizzini. Ciascuno di noi deve avere le certezze e la cognizione di causa di poter dire: io voglio restare qua, io non me ne voglio andare. E questo, credo, anzi ne sono certa, è possibile solo grazie alle competenze, alla serietà e all'impegno dei componenti di questa squadra. Vivo, forse mio malgrado, con la perenne convinzione che esista ancora gente che è animata da buoni propositi e non soltanto da degli interessi personali. E le prove sono qui su questo palco questa sera. E proprio questo mi fa riflettere sul fatto che la politica oggi non può essere più legata ai partiti, ai colori, alla maggioranza e all'opposizione. La politica deve essere fatta di idee, di progetti e di persone, e la politica deve essere fatta da tutti noi. Proprio per questo ho deciso di impegnarmi e di mettere le mie energie, le mie competenze, il mio tempo e la mia voglia di fare a favore e a servizio della nostra collettività, ma non per rinascere o per ripartire da zero, ma per continuare ciò che chi prima di me ha già cominciato. Grazie. Brava Valeria. E adesso passo la parola a Enzo Catalano, altro assessore designato. È veramente emozionale, signori. Cari amiche e cari amici, io è la prima volta che accetto un ruolo in politica. Non perché non me l'avessero chiesto prima, ma perché non c'erano le condizioni adatte per farlo. Marco è stato l'unico a anteporre la mia persona ai voti che avrei potuto portare.
gli altri mi dicevano: Enzo, tu c'hai tanti pazienti, potresti portare tanti voti nella nostra lista. E infatti rifiutavo sempre. Marco, nonostante le lusinghe che mi fece, non dissi subito di sì, perché consapevole delle condizioni economiche del paese, della crisi in cui viveva il comune di Vizzini, non certo dovuta a lui, bensì ai suoi predecessori, alle amministrazioni che l'avevano preceduto, che avevano creato dei problemi veramente non indifferenti. E quindi dissi di no all'inizio. Io vi racconto solo io non ho una storia politica, signori. Io vi racconto solo come sono entrato in politica in questo momento. Marco, dopo che disse di no, dopo due giorni, mi fece una telefonata. Gli disse: Enzo, ti prego, vieni a casa mia, prendiamo un caffè. Ebbene, questo caffè durò circa due ore e mezza, all'incirca. Marco mi fece presente tutto il suo programma, quello che aveva fatto e quello che aveva intenzione di fare, quello che aveva in cantiere e le proposte che aveva. E effettivamente ho visto, mentre parlavo, Marco, si vedeva nel suo viso com'era intento e contento di come aveva fatto le cose e quello che avrebbe voluto fare. Grazie. Mi disse, ripeto, tutte le cose che aveva fatto e quello che aveva in cantiere, e il modo in cui lo diceva mi sembrava strano come politico, conoscendo i politici che si offendono l'uno con l'altro. Dalle parole dalla bocca di Marco non è uscita una parola di denigrazione nei confronti dell'avversario, chi che sia. Ha parlato solo di dissensi, di contrasti politici e basta. Il che mi ha un po' impressionato, perché sentendo parlare al comizio, dai veri comizi, le offese che si fanno fra l'uno e l'altro, mi è sembrato strano che non parlasse neanche di prostituzione politica, addirittura, come è successo. Anche io non dissi subito di sì, neanche questa volta. Andai a casa, parlai con la mia famiglia, con i miei figli, mia moglie, e abbiamo deciso che era opportuno che io mi presentassi per il mio paese, perché io amo il mio paese come tutti voi amate Vizzini, e quindi mi è sembrato opportuno mettere la mia faccia, che non è facile che io abbia fatto questo passo se non fossi stato sicuro, e quindi dissi di sì dopo vari tentativi di Marco. Grazie comunque di avermi convinto. Adesso io sono consapevole dell'impegno che ho per Vizzini, che io amo, come amate voi naturalmente. Spero che i miei figli, così come ha detto Valeria, possano rimanere qua a lavorare e a dire grazie papà di aver creato un futuro anche per me, a Vizzini. Concludo, perché devono parlare altri ragazzi. Una sola cosa vi chiedo, amici. Quando giorno 11 andiamo nelle urne a votare, mettete una X su questo gruppo, che sono dei bravissimi ragazzi, veramente, e non mettete una croce su Vizzini. E adesso il primo consigliere, il più importante, no, non è vero, Michele Agosta. Signori, buonasera. Buonasera a tutti voi. Carissimi amici, è per me motivo di orgoglio essere qui stasera in mezzo a voi in questa splendida piazza, cornice dei momenti più alti della storia democratica della nostra città. Voglio in primo luogo manifestare la mia sincera gratitudine a molti di voi, compresa la mia famiglia, che con entusiasmo e determinazione hanno sostenuto la mia partecipazione a fianco del nostro amico e candidato sindaco Marco Aurelio Sinatra.
Non posso negare che ci sono stati momenti di esitazione e di titubanza a scendere in prima linea per la prima volta nella mia vita in una competizione elettorale che mi vede candidato al Consiglio Comunale della mia città. Credetemi, non è stata una decisione facile, ma alla fine l'aspirazione e l'amore di rendermi utile e dare un mio fattivo contributo mi hanno portato a prendere questa decisione. Per me che non ho mai militato in nessun movimento o partito politico, la lista civica è una delle più belle forme in cui ciascuno di noi può ritrovarsi senza rinunciare alla propria identità, sia essa politica, sia essa culturale. Nella nostra lista civica Sinatra, Idee e Concretezza, Insieme per Vizzini, chiunque si sente interpellato e coinvolto a dare un suo concreto contributo attraverso idee condivise che servono a migliorare le condizioni sociali, economiche e culturali della nostra città. Molti di voi oggi si chiederanno il perché io sia sceso in campo a fianco di Marco Sinatra. Io che più volte mi sono anche scontrato con lui. È vero, cari amici, mi sono scontrato con Marco, ma dallo scontro è nato sempre un confronto. Sono nate soluzioni condivise nel rispetto dei ruoli istituzionali. Ma ho trovato sempre un sindaco aperto e solidale, volto a risolvere i problemi della gente e a tutelare gli interessi esclusivamente collettivi. Mi viene in mente l'ultimo scontro avuto qualche anno fa con Marco. Quando assieme a voi, tutti voi cari amici o parte di voi, abbiamo costituito il Comitato Diritto allo Studio per garantire ai nostri figli che si recano ancora oggi in altre città per studiare il trasporto extraurbano gratuito, interamente gratuito. Dovete sapere che in altri comuni spesso non viene concesso questo servizio o dato in parte con relative spese di compartecipazione dalla spesa pubblica e che gravano esclusivamente sulle tasche dei cittadini. Oppure, e voi ne siete a conoscenza, le somme elargite per l'acquisto di strumenti musicali donati alla scuola media per i nostri figli, incomodato d'uso gratuito, e tutto questo per venire incontro alle tante esigenze delle famiglie in una crisi che viviamo senza precedenti. Dovete sapere, cari amici, tutto questo avveniva senza alcun aggravio di un solo centesimo sulle casse comunali, ma con una spontanea e consolidata pratica di autopostazione da parte dei nostri amministratori che hanno sempre contribuito alle tante necessità che provenivano dai disagi sociali. E senza nessun riflettore acceso, come spesso accade ai giorni nostri con movimenti o partiti politici. E potrei stare qui a parlarvi di tante altre attività portate avanti con le stesse modalità. Non occorre, credetemi, sbandierare ai quattro venti il bene che si fa alla comunità, ma questo deve avvenire con animo nobile e silente. Perché l'altruista, sapete, è colui che dà senza aspettarsi di ricevere in cambio nulla. Non possiamo in questa straordinaria piazza rimanere indifferenti davanti agli stupidi teatrini. Un buon amministratore, a mio personale giudizio, dovrebbe essere scelto non tenendo conto degli ordini di scuderie, ma tenendo conto dei suoi valori e delle sue conoscenze amministrative, oggi più che mai condizione essenziale per amministrare una comunità. Inoltre, desidero adesso volgere un invito a tutti i candidati. Non possiamo litigare, sparlarci o demonizzare l'avversario quando poi nel nostro paese c'è tanta gente che stenta ad arrivare a fine mese. La nostra comunità ha bisogno di politici e amministratori capaci, tenendo presente quello che è il bene e l'interesse collettivo. Scusatemi se col mio pensiero abbia involontariamente offeso qualcuno, ma non era nelle mie intenzioni offendere nessuno. Vi invito a votare amministratori capaci come lo è Marco Aurelio Sinatra.
E se voi ci date fiducia al giorno 11, noi non tradiremo le vostre aspettative. Grazie. Allora era in lista Marco Tabacco che vi presento, però per motivi anche di tempo, altrimenti ci riuniamo dopo, lui parlerà la prossima volta. Non vi seccate. Gandolfo Giuliana. Buonasera a tutti, sono Giuliana Gandolfo. Molti di voi sicuramente si ricordano già di me quando nelle vesti di guida turistica appunto accompagnavo i turisti per le vie di questa città, città dalle tante bellezze. Sapete, volevo raccontarvi una cosa. In quegli anni molti mi hanno denigrata perché accompagnavo i turisti per le vie di questa città vestita con gli abiti tipici. Ma sapete, io non me ne vergognavo, continuerò a farlo e non me ne vergogno. Molti mi guardavano, mi prendevano in giro dicendo che sembravo indossare degli abiti carnevaleschi, ma non è così. Quello che ho fatto nell'ambito turistico per questa città, e molti di voi se lo ricordano, l'ho fatto con passione, l'ho fatto con amore nei riguardi della città, perché questa città ha tante potenzialità. Purtroppo negli ultimi anni i miei studi mi hanno un momento distratta da quello che era il mio percorso turistico, ma vi assicuro che da dietro le quinte ho sempre seguito tutti i progetti riguardanti appunto l'ambito turistico di questo paese. Volevo anche dirvi un'altra cosa. Sono stata accusata negli ultimi giorni, qualcuno si è permesso il lusso di dire che nelle diverse liste anche le parrucchiere, anche le estetiste oggi si possono candidare, ma io vi assicuro che tutti noi nella lista accogliamo qualsiasi tipo di persona, qualsiasi tipo di classe sociale, qualsiasi persona svolga un lavoro in maniera onesta, in maniera umile. Il mio invito è per tutti, tutti potete fare qualcosa per la città. Magari siete scettici, magari dite ma cosa si può fare? Tutto, anche da dietro le quinte, anche non mettendoci la faccia come noi oggi abbiamo fatto, ma tutti potete dare un piccolo contributo per far sì che questa città possa rifiorire, ed è proprio dal turismo, anche se non ci credete, ma è così. Le dimostrazioni sono state date negli ultimi eventi culturali. Posso citare l'ultimissimo evento come la Sagra della Ricotta, in cui vi assicuro ognuno di voi, anche inconsapevolmente, ha dato il proprio aiuto per far sì che questo evento risultasse alla grande, come è successo. Io vi invito a votare questa lista perché vi assicuro che ciò che ci contraddistingue è l'onestà e la trasparenza. Grazie, votate Marco Sinatra. È la volta di Mirko Oliva. Grande Mirko. Buonasera, buonasera a tutti. Io, come dire, sono veramente emozionato oggi, stranamente, perché chi mi conosce, insomma, sono che si emoziona difficilmente, no? Salgo sul palco senza problemi, eccetera, però vedere tante persone amiche che comunque guardano, quest'anno ci sono tanti schieramenti politici, sono 4 i candidati sindaci. Io quello che semplicemente voglio dire stasera è questo: io parto con l'amore incondizionato per questo paese e per i cittadini, io ci credo sempre. Chi mi chiede ma che devi fare, ah perché lo fai, da sempre, questo lo sento da quando io ho 16 anni, come mai la fai questa attività, ma chi ci porta? L'ho sempre fatto con lo spirito e la voglia di portare avanti questo paese. La mia primissima attività è stata con un'associazione che si occupava di adozione a distanza e facevamo gli oggettini per le scuole. Io avevo 16 anni e già ero responsabile di questa associazione insieme ad altre fantastiche persone, e insieme a tante altre per fortuna abbiamo portato avanti dei progetti con tante associazioni, tra cui la Croce Rossa con la mia amica anche Francesca Cettina e tanti altri, e con tante altre associazioni e tante altre persone. Quello che io ho fatto in questi anni l'ho fatto veramente con la voglia di portare un piccolo contributo per questo paese, perché in realtà
ogni cosa che noi facciamo in realtà non è così grande, non cambiamo il mondo, le cose non si cambiano con i grandi gesti, a maggior ragione in un paese e in un periodo storico come questo c'è bisogno di piccoli gesti. Allora io, e questa è la prima volta che mi candido, insomma, sono vicino agli ambiti politici, qualcuno dice, perché semplicemente ho fatto delle cose per questo paese. Se questo è essere stato da sempre un politico, forse lo sono stato da sempre, ma essere vicini alle persone, essere vicini alle cose, questo è. Io dico questo, c'è anche in questo periodo questa storia tra i vecchi politici, i nuovi politici. Io penso questo, che chi fa politica deve semplicemente essere vicino alle persone e realmente presente per questo paese, qualsiasi cosa faccia, non dimenticarsi di questo paese nei 4 anni e 6 mesi che verranno a seguire, perché poi ci ricordiamo che siamo di Vizzini, qualcuno non l'ho mai visto a Vizzini, qualcuno non ha mai fatto parte di nessuna associazione di Vizzini, eppure dice a Vizzini io ho fatto associazionismo e lì io proprio divento cattivo, perché poi io sono dentro le associazioni. Non è un merito essere dentro le associazioni, è una cosa che dovremmo fare tutti, portare avanti questo paese dovrebbe essere una cosa di tutti, crederci insieme. Domani mattina io spero chiunque salirà il 12 di giugno mi chiamerà, chiamerà noi, perché chiunque di noi verrà chiamato dice, e ci verrà detto lavoriamo insieme per questo paese, facciamo dei progetti nuovi, portiamo avanti questo paese, saremo lì con voi, con noi. Io voglio dire un'ultima cosa su Marco, che io Marco l'ho conosciuto in un momento in cui stavo allontanandomi dalla voglia di fare qualcosa per questo paese, semplicemente perché qualcuno aveva detto a qualcun altro, sempre classici politici che si prendono, come dire, la gestione di affari pubblici, che io chissà perché parlavo male, solo perché io esprimevo la mia voglia. Io esprimevo quello che pensavo, perché se qualcosa non funziona, come può capitare, come è capitato in questi anni, io dico Marco questa cosa non lo condivido, non, secondo me non va bene, e insieme ci sediamo e troviamo le soluzioni quando è possibile. Ci siamo trovati con Marco quando era vice sindaco appena salito, dico Marco io voglio fare per i ragazzi, voglio continuare a fare, ma insieme possiamo trovare un modo di fare le cose, e abbiamo cominciato con il primo progetto che fu, forse nemmeno te lo ricordi, una rete tra le associazioni con i primissimi giorni forse dell'Agorà, è un progetto per i disabili e per le persone che avevano, che noi seguivamo sia come Croce Rossa, sia come Social Pro, sia con altre associazioni, con l'ex Federcasalinga e tante altre, e da lì abbiamo cominciato. Ebbene, io vi dico, da lì non è cambiato niente, io ogni volta che vedo Marco vedo la voglia di spendersi per questo paese in maniera attiva, vedo quella giovinezza nel modo di fare, quella voglia di creare nuovi progetti insieme. Ebbene, io non voglio allungarmi troppo perché c'è tanta gente che deve parlare. Vi invito a pensare solo questo: l'11 voi sarete da soli dentro quella cabina elettorale, e allora non pensate a amici, parenti, persone che hanno sistemato chi ha fatto che cosa, dovete pensare semplicemente a che cosa volete voi per il vostro paese. E qual è il progetto e chi ha, secondo voi, la capacità amministrativa e le possibilità reali per portare avanti in maniera concreta il nostro paese. Grazie mille a tutti. Zino Barone è in lista anche lui, però cede il suo tempo a favore di altri colleghi. Santo. Buonasera a tutti, per me è la prima volta, come sapete, almeno nella politica, anche se mi devo preoccupare visto quello che diceva Giuliana, perché io sono un forestale, quindi non lo so, comunque faccio parte del servizio antincendio alle dipendenze del Corpo Forestale e sono l'attuale presidente del Vizzini Calcio. Sono qui perché credo nel progetto di Sinatra Sindaco di tutta la squadra. Idee concrete. Grazie. Ha messo in campo in questi anni e metteremo in campo tutto quello che è stato fatto e si farà.
le mie proposte saranno per le attività forestali in cui sono dentro. Voglio spingere alle attività forestali, ai governi, di rispettare tutti i cicli biologici delle attività forestali secondo il fabbisogno naturale, creare nelle aree boschive punti di attrazione turistica che non ci sono, far diventare i nostri boschi produttivi e individuare nuove aree per la piantumazione di piante da produzione produttive, di legname di qualità, secondo il rispetto e il bisogno territoriale, incentivare bioenergie partendo dai nostri boschi e sfruttando tutti i fondi comunitari che oggi ci sono, e ci sono ragazzi, ci sono, i fondi comunitari ci sono, non li sappiamo sfruttare noi amministratori, quindi ci dobbiamo impegnare tutti quanti a collaborare nei progetti comunitari, se non ci sono nelle casse comunali ci saranno in Europa con dei progetti seri. Noi giustamente forestali sono 30 anni che aspettiamo risposte dai governi e avremo modo successivamente di lavorarci e ci lavoreremo tutti insieme. Spero che tutti quanti possiamo collaborare a questo progetto di squadra. Di squadra a me caro come nell'associazione di cui io ne faccio parte e ne sono pure fiero. E in questa squadra ho trovato le stesse motivazioni che ho trovato nei ragazzi dell'associazione, tutti quanti, ne sono orgoglioso. Volevo spendere due parole nello sport, sono emozionato, cari ragazzi, scusatemi. Sì. Volevo dire due cose che riguardano lo sport. Tutti quanti dobbiamo incentivare i nostri giovani sportivi e non sportivi di tutte le fasce d'età a continuare a crescere nello sport per favorire stili di vita sani, e lo sport deve essere il mezzo di sviluppo sociale della nostra comunità. Tutti quanti, deve essere anche da traino per tutti. Io con il nostro candidato sindaco ho condiviso in questi due anni il progetto sportivo. Marco ci sosteneva, ci diceva continuate, fate, e oggi ci ritroviamo in un successo sportivo, giustamente condiviso con tutte le persone, tutti quanti. Amministratori locali attuali, opposizioni e altre fasce politiche, tutti quanti abbiamo condiviso questi momenti di gioia, e ho conosciuto Marco un po' di più spendendomi su questa causa che riguarda tutti quanti, e da lì oggi è partita la mia scelta di continuare il nostro progetto, il progetto di tutti quanti, il progetto Sinatra Sindaco. Quindi votateci, noi ci saremo e ci saremo sempre. Grazie, scusatemi. Sì, Raimonda Ventura. Buonasera a tutti. Sono Raimonda Ventura, per chi non mi conoscesse. Ho operato tanti anni nel volontariato e mi occupo di servizio sociale a Vizzini, anche nelle varie associazioni, presso il centro per l'impiego. L'idea di candidarmi a consiglio comunale è maturata da poco tempo. La motivazione di questa importante decisione, mi direte voi? Non ho intenzione di guardare passivamente e sento il bisogno di donare incondizionatamente le mie capacità, il mio tempo, le mie idee
a tutti voi, a giovani e a tutte quelle persone che sfiduciate dalla politica non hanno più voglia di andare a votare. A voi giovani voglio dire che non tutta la politica è un male, che esiste la buona politica, la politica del voler fare e dell'agire in silenzio con spirito di servizio per i propri cittadini. Non tutti dobbiamo prendere coscienza del mondo che ci circonda e cercare, ciascuno nel proprio ruolo, di migliorarlo, di diventare soggetti attivi del nostro futuro. Non possiamo limitarci soltanto a criticare tutto e tutti, aspettando che siano gli altri a fare la politica a posto nostro. Non chiediamoci cosa fa la società per noi, ma chiediamoci piuttosto cosa possiamo fare noi per la società. In questi giorni molti vi diranno che hanno la vittoria in pugno. Io, a differenza loro, vi dico che ho solo il desiderio di rappresentarvi in consiglio comunale con la massima umiltà e disponibilità, difendendo la vostra voce, la voce dei vostri bisogni e delle vostre idee. Non ritengo onesto promettervi chissà quale meraviglie che non sarebbero facili da realizzare, ma posso assicurarvi fin da ora che il mio impegno sarà di lavorare per il bene comune. Pur avendo svolto in passato attività politica per molti anni, pensavo di esaurire la mia passione politica. L'incontro con il nostro sindaco e la squadra con lui, che collabora con lui, mi ha fatto cambiare idea. In loro ho visto più che un partito, un gruppo di lavoro capace di condividere intenti e obiettivi da perseguire con determinazione e entusiasmo. Questo mi è piaciuto e mi ha spinto a presentare la mia candidatura. Di tutto questo devo ringraziare il sindaco uscente, una persona valida sul piano personale e politico, che ha assolto il suo mandato con linearità e trasparenza. Pur tra le tante difficoltà incontrate, da circa un anno infatti ho potuto conoscerlo meglio e ho avuto modo di confrontarmi con lui su problematiche di carattere politico e sociale. Sono sicura, caro Marco, che le tue idee e le nostre porteranno sicuramente a qualcosa di positivo e ci aiuteranno a farci interpreti di quelle che sono le aspettative dei nostri cittadini. A voi, cari cittadini, la scelta dei vostri rappresentanti. Grazie per avermi ascoltato. Buonasera a tutti. È stato veramente un padrone di casa eccezionale. E grazie a tutti voi, gentili signore, concittadini, amici che in questa stupenda piazza questa sera siete ad ascoltarci, per capire, per comprendere quale può essere la scelta che dovrete fare l'11 di giugno. E io credo, ecco, di dovervi dare un po' quelle che sono le motivazioni del mio ulteriore impegno. Io è per l'ennesima volta che sono qui davanti a voi per il mio impegno in consiglio comunale, per la mia passione politica che ancora una volta metto a disposizione della città. Quando Marco qualche mese fa mi ha chiesto, ecco, di condividere con lui l'esperienza che stiamo andando a così ad affrontare per la sua prossima
riconferma, io mi auguro vivamente. Devo dirvi che ho esitato molto, perché avevo ritenuto conclusa il mio impegno politico. Marco può confermarlo, e ha dovuto convincermi, perché credo che in questa città ci sia una grande necessità di rinnovamento politico, ma non solo delle persone, probabilmente di rinnovamento del modo di concepire l'impegno in politica, che nella sua fisionomia politica è un gene che viene fuori ogni giorno di più. E mi hanno convinto sostanzialmente due cose. La prima è la sua richiesta di aiutarlo a far crescere una nuova classe dirigente di questa città, che potesse avere una nuova passione civile, che potesse avere un nuovo impegno più consapevole della necessità di dare una svolta alla vivibilità della nostra Bizzini, una necessità di crescita politica, sociale, ma anche morale, probabilmente. E tutto questo nella umiltà che ha contraddistinto e che contraddistingue questa persona. Una persona che ha una capacità di comprendere le ragioni altrui, che fanno parte della civiltà della politica, che purtroppo in molte altre occasioni non abbiamo osservato. Ma l'altra cosa che mi ha convinto ad essere accanto a lui in questa vicenda, intanto perché ha avuto tutti contro, e io generalmente le sfide difficili mi entusiasmano. Ma la cosa, dicevo, che mi ha convinto forse più di ogni altra è la sua dedizione a questa città, la sua incondizionata e totale dedizione alle esigenze, la sua capacità di risolvere i problemi, la sua concretezza, le sue idee. E voglio raccontarvi un piccolo episodio che probabilmente non molti conoscono, per spiegare quale sia la dedizione di quest'uomo alla sua città. Può sembrare un fatto abbastanza banale, però in un momento in cui il servizio del laboratorio per cui si fanno i prelievi qua e si mandano a Caltagirone aveva una difficoltà e rischiava di essere sospeso per alcuni giorni perché la macchina che doveva fare questo trasporto era guasta, il signor sindaco Sinatra si è preso per diversi giorni i prelievi e se li è portati a Caltagirone affinché il servizio non venisse sospeso. E questo credo che sia una testimonianza di quanto sia importante la dedizione a questa città. E tutto questo poi nella difficoltà di gestione di una condizione come quella attuale, vedete, verranno qui a darvi delle soluzioni a tutti i problemi, vi diranno noi faremo così, è stato fatto male, non siete stati capaci, non ci vuole niente a far risolvere il bilancio, la spazzatura, la pulizia del paese, la vivibilità, i bisognosi e quant'altro. La verità sapete qual è? È che negli ultimi 5 anni sono stati tagliati i trasferimenti ai comuni, e quindi ovviamente anche al nostro, per oltre il 50% negli ultimi 5 anni. Cioè si deve lavorare, si devono fare le stesse cose con la meno della metà dei soldi. E vedete, nonostante questo, non solo la città non è regredita, perché il rischio è veramente grosso. Quando tu hai la indisponibilità di mezzi così drastica e così improvvisa, è facile che il paese vada a rotoli. Ma nonostante questo, la capacità amministrativa di Marco è stata tale per cui si sono riusciti intanto a portare a compimento i progetti in itinere, ma soprattutto a mettere in cantiere molti altri progetti, e nei prossimi appuntamenti sicuramente Marco sarà in grado di spiegarvi di che cosa stiamo parlando.
i servizi sono stati garantiti, servizi che in molti altri comuni come il nostro non ci sono più, servizi ai bisognosi, servizi di trasporto degli alunni, tutte queste cose che, ripeto, sono la testimonianza di un'attenzione, di una civiltà dell'amministrazione. I fornitori sono stati pagati, sia pur con le comprensibili difficoltà e i comprensibili ritardi. Sono stati garantiti senza ritardi gli stipendi dei dipendenti comunali, e può sembrare una cosa banale, può sembrare una cosa scontata, cioè, che questo cos'è, un risultato amministrativo. Ebbene, signori miei, sì, è un risultato amministrativo, perché nella maggior parte dei comuni del Calatino questo non avviene. I dipendenti comunali vengono pagati con mesi di ritardo, e questo significa avere attenzione e capacità di gestione del bilancio. Molti dei comuni del Calatino sono comuni che sono già in dissesto finanziario. Sapete cosa significa dissesto finanziario? Significa che i costi, soprattutto per i cittadini, sono decisamente aumentati, che i fornitori prendono meno della metà di quello dei crediti che hanno nei confronti dei comuni. Significa una mancanza di prospettive di sviluppo della città, e essere riusciti anche a evitare questo, nonostante le difficoltà, io credo che sia un risultato assolutamente importante. E una particolare menzione va dato alla crescita turistica. A parte che mi sembra che sia evidente a tutti quanto frequente sia la domenica vedere pullman che arrivano, che visitano la Ponzeria, che visitano il nostro meraviglioso paese, ma soprattutto il fatto di essere riusciti a inserire la nostra sagra della ricotta nel circuito dei 30 appuntamenti enogastronomici di interesse regionale, riconosciuto dai circuiti regionali, io credo che sia un titolo di merito, perché gli altri parlano e noi facciamo i fatti. Noi, intendo dire Marco, perché adesso ovviamente il noi significa che spero continueremo a lavorare e assieme. Adesso, scusate, io non voglio essere a questo punto aprire fronti polemici, perché anche se mi rendo conto che alcune cose comunque vanno dette e nei modi e nella civiltà che ci contraddistingue. A quegli amici che criticano l'azione amministrativa ipotizzando insufficienze oppure errori oppure incapacità, dobbiamo ricordare che i danni attuali del bilancio, che il bilancio di Vizzini vive, sono anche dovuti ad allegre gestioni del passato. E io voglio farvi due esempi, soltanto due, anche se ce ne sarebbero tanti. Qualche anno fa, o meglio, diciamo nell'ultimo decennio, e forse anche un po' di più, sono stati introiettati qualcosa come oltre 2 milioni di euro dalle contravvenzioni dell'autovelox. Sono cose delle quali probabilmente non ci vantiamo, ma di fatto erano somme che, se fossero state gestite un po' meglio, senza scialacquarle, probabilmente oggi avremmo un bilancio un attimino più solido. E quello che dico viene testimoniato anche dal fatto che in un certo frangente della vita amministrativa di questa città, ad un segretario comunale, delle cui gesta preferisco non parlare, sono stati dati 3 stipendi in una volta: quello di direttore generale, quello di segretario comunale e quello di capo di vigile urbano. E questo per un importo annuo di circa 180.000 euro. Ecco, ditemi questo alla faccia dei vizzinesi e della buona amministrazione. E sono le stesse persone che oggi si presentano con la dichiarata intenzione di prendersi le rivincite, come se le rivincite fossero la cosa importante. Cioè, io mi metto in campo perché mi devo prendere la rivincita, non perché metto a disposizione della mia città il mio impegno, le mie prospettive e i miei progetti di sviluppo.
E queste persone che denunciano un allontanarsi di Marco dai programmi concordati fanno mistificazione e dicono bugie. La verità sapete qual è? Che Marco ha peccato di lesa maestà. Perché Marco si è permesso di rifiutare il ruolo di cameriere o peggio ancora di marionetta. E questo era inaccettabile per la superbia e l'arroganza del capo. Per questo, caro Marco, io credo che i vizinesi debbono ammirarti e debbono ringraziarti per la tua dignità umana e morale. E quindi, cari amici, io concludo il mio intervento, ecco, ne ho fatte tante di queste esperienze, però vi assicuro che questa probabilmente è una delle più, forse assieme alla prima, delle più entusiasmanti, intanto perché c'è un gruppo di amici, di persone che veramente io scopro, non li conoscevo tutti. Queste ragazze sono delle ragazze eccezionali, avete sentito come si sono presentati, io credo che veramente sono, non solo le ragazze ovviamente, anche gli altri, anche quelli che non hanno parlato, con i quali ho anche rapporti di amicizia da vecchia data. È un gruppo di persone, e quindi di giovani, di imprenditori, di rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del mondo del volontariato, scusatemi, mi mancava la parola, che mette a disposizione il suo tempo, il suo impegno, la sua volontà di essere disponibile nei confronti della città, perché crede fermamente in alcuni valori. E io credo che anche un altro concetto che è stato prima di me assolutamente chiarificato da diversi amici, questa non è un'esperienza che rimane chiusa a chi ha incarichi, a chi farà l'assessore, a chi farà il consigliere comunale o a chi farà il sindaco. È un'esperienza che vuole e deve essere aperta a chiunque vorrà dare un contributo, perché l'interesse della città è sempre più importante rispetto all'interesse e ai ruoli che ognuno di noi può svolgere dal palco o sopra gli scranni del Consiglio Comunale o della Giunta. Insieme con le idee e la concretezza di Marco Sinatra ce la faremo, ce la farà la città, ce la farà di Zin. Grazie a tutti. Bene, finito il giro dei consiglieri, adesso la parola a Marco Aurelio Sinatra, candidato sindaco di questa città e sindaco attuale. Vai Marco. Buonasera. Credo che tanti di voi si sono poste alcune domande, sono qui stasera perché vogliono anche delle risposte. Tanti che ci sostengono, altri che appartengono a schieramenti diversi. Beh, io volevo ricordare a tutti che quando da questo palco ringraziai la città per la mia elezione e al primo consiglio comunale ebbi a dire: per me la città è la città che reagisce unita, non voglio avere opposizioni, mi piacerebbe che gran parte della gente che vuole dare un contributo possa entrare a farlo senza distinguere i buoni e i cattivi. Per molti anni abbiamo avuto un classismo politico che ci ha lacerati. Vedevo la gente bianca o nera, qualcuno che suggeriva di fare delle scelte in funzione alle appartenenze. Non è così. A me non piace una città divisa, a prescindere da chi fa il sindaco. Credo che i ragazzi che... Credo che i ragazzi che hanno avuto la libertà di dire il proprio pensiero e altri che avrebbero dovuto anche partecipare
e l'ho fatto qui in piazza, perché credo e ritengo che un sindaco deve presentarsi alla piazza senza precetti di amici o costrizioni vari, perché una città viva è una città libera. E spesso questo interrogativo ce lo poniamo. Abbiamo iniziato un percorso difficilissimo, sono stati dati degli accenni. È un momento storico in cui tutti, anche riconosciuto da coloro i quali si stanno candidando alla carica di sindaco, legittimamente. Non si devono fare battaglie personali, guai. Né tantomeno utilizzare questo palco per insultare la gente. Perché questa città non ha bisogno di insulti. È giusto e doveroso, io ho chiesto anche i confronti in consiglio comunale, l'ho fatto anche in diverse assemblee civiche dove ci sono stati gruppi di ragazzi e amici, anche se di schieramento diverso, con i quali ci siamo confrontati anche in posizioni diverse, ma sempre col massimo rispetto. Rispetto che a volte tanti dimenticano, cercando di fare alchimie di parole o insultando l'intelligenza degli altri. Non c'è stato un problema di ordine programmatico, perché non c'è stato un incontro politico per cui si è posto il problema. Io ho iniziato nel 2002 quando delle persone hanno bussato alla mia porta, chiedendomi di dare un contributo fattivo alla città, come l'avevo fatto anche negli anni precedenti, e un già sindaco di questa città lo ha ammesso con uno slancio anche di onestà intellettuale. L'ho sempre fatto, come credo che ognuno di noi dovrebbe farlo. Non è che sono la panacea di tutti i mali, ma se ognuno di noi dà un po' e lo fa senza chiedere nulla in cambio e senza avere l'applauso o la visibilità su Facebook, credo che questo dovrebbe dare garanzia al futuro di ognuno di noi. Ho detto a tante persone, anche seduti in minoranza e opposizione, perché dovete creare sempre la vecchia politica dell'ostruzionismo, sapendo che noi abbiamo pagato gran parte, abbiamo dovuto fare come gli altri comuni, contrarre dei mutui per pagare dei debiti che risalgono al passato, delle difficoltà enormi. Ogni amministrazione ha avuto delle difficoltà, ovvio, ma c'è il modo con cui si tentano di risolvere i problemi. Ci sono stati tagli, lo hanno già accennato, tagli sulle risorse, problemi di cassa, problemi di difficoltà anche nelle relazioni, ma abbiamo cercato in qualche maniera di affrontarli con determinazione quando abbiamo voluto anche creare nella società civile quell'impegno che ognuno, pur rimanendo nelle proprie posizioni ideologiche, qualora ce le avessero, con rispetto assoluto delle persone, perché c'è un momento in cui c'è la campagna elettorale, dove ovviamente qualcuno, per giustificare anche le verità nascoste, può arrampicarsi additando responsabilità mie che non ho. Ma tutti hanno voluto rispondere, hanno dato il loro segno di partecipazione. Ho chiesto ai ragazzi, alle associazioni, di farsi parte attiva, non ora, perché non è che dobbiamo ricordarci della città e venire in presenza qui soltanto gli ultimi 6 mesi. Se uno ama la città, e lo ama anche svolgendo dei ruoli, bisogna fare delle proposte, bisogna che ci sia stato un momento attivo. E chi ha partecipato a dei consigli comunali, questo momento attivo è stato solo legato all'insulto e alla mancanza della disponibilità. E non fa onore alla città. E questo mi amareggia. Non c'è un problema personale con nessuno. Forse altri hanno voluto crearlo, questo problema personale. Ho semplicemente tentato di difendere la libertà di ognuno, la libertà di scelta, la libertà di fare e di anteporre a qualche interesse che poco ha a che fare con l'interesse collettivo, magari a qualche amico del cerchio magico. Io
ritengo che in questa città ci sono delle energie positive, di ragazzi straordinari, di professoristi straordinari, che ho avuto l'onore anche a cui affidare un ruolo importante da sindaco e li ho delegati in tavoli importanti regionali e territoriali. E anche se sono in altre liste non ha importanza, perché queste energie positive vanno comunque raccolte se vogliamo veramente bene a questa città. E così come lo farò sempre, e così come lo vogliono fare gli altri. Non dovete avere paura di condividere un pensiero, perché non c'è nessuno che vi potrà dire ah, sei stato in quella riunione, ah, non dovevi andarci, ah, dovevi fare queste cose perché le hai fatte. Ma in quale città viviamo se non siamo liberi di decidere, di poter stare dove vogliamo, di poter condividere anche dei pensieri di altre persone, anche se venivano dalla minoranza, anche se vengono da candidati sindaco alternativi, il rispetto delle idee, ma che siano idee, non che non siano quelli strumenti che servono esclusivamente a costruire un consenso. Non si fa battaglia contro le persone, si fanno le battaglie per la città, si fanno la battaglia per difendere la dignità di ognuno di noi, cari amici. Ognuno di noi ha una propria storia e le cose che abbiamo fatto quando mi sono stato chiamato, ed ero bravissimo quando negli anni precedenti sono stato chiamato a dare una mano a questa città, sono stato ovviamente riconosciuto come una persona valida da coloro i quali oggi dicono che sono delusi, validissimo. Ma allora, se ero valido prima e il mio percorso non è mutato di un centimetro, non vedo il perché adesso non possa essere valido. Per quello che posso fare, poco, ma l'ho fatto. E quello che ho fatto sono scritte qua. Alcune le ho fatte con generosità, altre ovviamente da professionista incaricato e mi hanno dato il mio compenso. Io faccio l'architetto e non utilizzo mai i miei ruoli, né professionale né da sindaco, per creare clientelismo, perché il clientelismo non si crea. Ci vuole avere la libertà, questo vale per tutti e per ognuno. Allora ho detto, ma perché non ci confrontiamo pubblicamente? Sarebbe bello i quattro candidati sindaci messi qua a discutere con la gente. Ecco, io lo lancio per te. Sediamoci, parliamo tutti insieme, veramente, non insultando gli altri. Parliamo veramente, che esca fuori il vero pathos di chi vuole pensare a questa città. Io ho rispetto di ognuno, e se ho potuto sbagliare, chiedo scusa se l'ho fatto involontariamente, certamente non l'ho fatto per offendere nessuno, e sono veramente amareggiato se questo pensiero possa essere utilizzato solo per farsi campagna elettorale. È veramente triste, perché ci siamo persone che abbiamo dedicato il massimo del tempo con la massima libertà, abbiamo cercato di fare le cose possibili con testi deficitari al massimo, 1,5 milioni di debiti che sono stati in parte riconosciuti, in parte no, non trovavamo risorse, debiti che risalgono anche agli anni 90, eppure abbiamo fatto deliberato per contrarre un mutuo, e quando abbiamo contratto il mutuo ci sono state, questo è un errore che io lancio e che segnalo alla classe politica di Vizzini, il fatto di creare ostruzionismo, di non far passare i bilanci, di non dare l'immediata esecutività per cercare di affamare un'amministrazione, così fanno male a comparsa. Non è questo volere bene alla gente. Poi mi devono spiegare chi ama il turismo, la cultura, eccetera, come fanno a fare degli emendamenti per togliere le uniche piccole somme che avevamo per darle al museo, solo 3.000 euro, e ce l'hanno tagliate. Eppure amano la cultura e lo mettono anche nei programmi. Poi mi devono spiegare come mai tagliano nel bilancio apposta l'ultimo mese di approvazione del bilancio, le uniche somme per comprare i giocattoli o i giochi al centro giovanile.
Stiamo parlando di 4.000 euro, uniche somme. Ma dobbiamo cancellarle, perché dobbiamo affamare questa amministrazione, perché il Consiglio Comunale ovviamente ha il potere di decidere sulla programmazione e le risorse non ce le danno. E lì hanno sbagliato. E lì sbaglieranno tutti coloro i quali attuano questo atteggiamento. Non si fa male alla gente solo per capriccio personale. Questo è un errore sul quale non dobbiamo cadere nessuno. E abbiamo contratto una serie di strategie in queste città, ve lo dico a flash perché ci sarà l'altro appuntamento dove utilizzeremo tutto il tempo per spiegarvi per filo e per segno le cose, perché la gente deve sapere la verità, poi deve scegliere tranquillamente chi vuole, ma la giustizia della verità è fondamentale, non mistificarla, perché dopo 43 anni che si parla di Sagra della Ricotta, e mi ricordo il 2016 che nel bilancio comunale, dopo tutte le riforme sul bilancio in cui non si faceva più il bilancio di competenza ma si faceva di cassa, sostanzialmente se hai i soldi fai le cose, se no no, aveva 8.000 euro in bilancio per la Sagra della Ricotta, non l'avrebbe fatto nessuno. Eppure ci siamo sforzati e abbiamo fatto l'anno scorso, ho chiesto a tutti gli allevatori, a cui ho dato il mio ringraziamento umano, personale, istituzionale, perché si sono messi in gioco per questa città. E lo hanno fatto gratuitamente, perché siamo riusciti comunque a coinvolgerli, e questo non significa, questa è l'idea della politica, non significa necessariamente puntare il dito su altri, però l'abbiamo fatta, dopo 43 anni, quest'anno per la prima volta, visto che qualcuno mi dice che sono assente, ma sono stato a cercare di risolvere anche i debiti che aveva promosso. Sono tutte carte, puntualmente. Mi sono fatto anche stampare l'elenco dei mutui, come si dice a Bolzano, marezzare i cani, di quello che ci abbiamo. Dopo 43 anni tutti hanno parlato di Sagra della Ricotta, festa dei sapori e dei saperi, eccetera, eccetera. Ma nessuno ha mai pensato di farla riconoscere a livello regionale. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto il riconoscimento e siamo stati il primo evento di un circuito regionale, così come abbiamo avuto il patrocinio, esattamente come la festa del couscous di San Vito Lo Capo o altre importanti feste. E questo non è che si ferma qui, perché è il primo passo per entrare all'interno dell'accordo quadro, perché la nostra Sagra della Ricotta sarà sempre portata nel circuito siciliano come orgoglio della Sicilia, non soltanto della nostra città. E quando sono venuti qua oltre 38.000 persone, non sono venuti perché c'era solo il bel tempo, perché ci sono state delle persone che ci hanno lavorato da anni a fare marketing in questa città, ci sono state delle persone che hanno lavorato perché ci credono in questa città e hanno costruito la rete con gli altri comuni. Abbiamo aderito ai distretti turistici IBLEI, abbiamo creato le municipalità per in qualche maniera interessare tutte le risorse comunitarie, perché se i comuni non hanno risorse, i progetti chi ce li deve finanziare? Non certamente con i mutui, perché chi pensa di fare sviluppo locale con i cantieri per disoccupati e con i mutui è lontano dalla visione di sviluppo della città. E a me dispiace questo. Abbiamo parlato delle manifestazioni culturali. Qualcuno dimentica che abbiamo fatto decine e decine e decine di eventi. 15 giorni prima abbiamo fatto uno dei più grandi eventi, che era il premio Verga, rappresentato in tutte le testate. Però abbiamo sempre questo comportamento tipico, che dobbiamo denigrare sempre il lavoro degli altri, invece di essere orgogliosi dobbiamo essere sempre lì a tirare la giacca per fare in modo che quella cosa non si faccia. Non bisogna fare così. Nessuno deve fare così. E in questo circuito regionale c'è entrato Vizzini, tutti hanno parlato del verde, tutti hanno creato atteggiamenti propositivi, ma per la prima volta, se andate sul sito della regione siciliana, l'assessorato al turismo ha inserito la città di Vizzini nel circuito degli itinerari d'autore, e ci sarà per sempre. Ed è uno dei motivi per cui quando abbiamo fatto e facciamo dei convegni
a Catania o a Scalove, la città di Vizzini ha assunto una sua caratteristica culturale, altro che dimenticate. Abbiamo sostenuto le associazioni, l'associazionismo, abbiamo sostenuto anche un progetto che riguardava la punzeria, dove un giovane ragazzo, un talentuoso di questa città, con il sacrificio e lo spirito di chi come noi lo fa senza bisogno di mettere ovviamente dei flash per farsi dire bravo, ha fatto sì che si è rivitalizzato quel borgo. Io mi sono fatto dare il borgo dalla provincia, perché dopo anni è stato anche lì un errore politico del passato aver generosamente consentito ad altri di prendersi quel nostro salotto, e ce lo siamo fatti dare in comodato d'uso. E ci sono ragazzi come l'amico Lorenzo che ha voluto, coinvolgendo tutti, attivare un percorso culturale. Chiunque lo può fare, amici miei, chiunque ha avuto la possibilità di venire da noi o di incontrarci ovunque, non c'è stata mai chiusa la porta, e quindi nessuno può dire che ha presentato una sola proposta e che possa essere buttata nel cestino. Se abbiamo avuto delle difficoltà economiche, l'abbiamo fatto senza risorse. E lo stesso atteggiamento lo hanno fatto quando, cercando di individuare risorse altrove, qualcuno era geloso. Con il patto per il sud, le mie relazioni costanti per cercare di valorizzare questa città, le cose che avevamo di prioritario, dagli impianti di depurazione alla riqualificazione della via Vittorio Emanuele, a piazza Marconi, San Sebastiano, al campo sportivo, al consolidamento del piazza De Gasperi, ai contratti di quartiere, a tutte le altre iniziative. Beh, questo è stato un impegno politico costante in anni, e qualcun altro suggeriva anche in assemblea regionale, si domandava come mai comuni come il comune di Vizzini ha avuto questi finanziamenti, non per raccomandazione, cari amici, ma perché abbiamo cercato di cogliere le opportunità e abbiamo presentato le cose con le carte giuste. E l'attenzione politica del governo nazionale e regionale, che non ci è stata mai negata, e a cui ovviamente rivolgo il mio ringraziamento, è perché hanno visto che questa città aveva bisogno di essere riscattata anche nella partecipazione politica degli altri. Bene, cari amici, abbiamo fatto tante cose, probabilmente sì, avrei voluto partecipare un po' di più socialmente, sedendomi nei tavoli dei bar o in momenti conviviali. Ho dovuto sacrificare la mia famiglia, ma l'ho fatta perché dovrebbe essere un esempio per ognuno di noi, perché questa città non appartiene a Marco, non appartiene neanche agli altri candidati, appartiene a tutti noi. E questa città ha bisogno non di odio, non di disprezzare gli altri, ha bisogno di confrontarsi realmente, non perché qualcuno deve togliersi il sassolino dalle scarpe perché magari non è stato accontentato su qualcosa che di interesse pubblico ha poco, ma deve essere fatto esclusivamente nell'interesse di tutti. E ci sono tante persone che hanno voglia di farlo e che, ripeto, appartengono e sono anche collocati in altri schieramenti, ma questo non significa nulla. Dobbiamo tutti insieme, comunque vada, lavorare per questa città, e dobbiamo farlo 365 giorni l'anno e tutti gli anni, e non soltanto quando ce ne ricordiamo in campagna elettorale. Allora, ragazzi, vorrei ringraziare, a parte coloro i quali hanno voluto ascoltarmi anche con curiosità, volevo ringraziare gli assessori, tutti gli assessori che ho avuto in questi 5 anni, tutti, nessuno escluso, perché comunque hanno condiviso un programma per le cose che abbiamo provato a fare. Ognuno ha dato il suo. Abbiamo avuto anche dei momenti di grande difficoltà, ma l'abbiamo tentato di risolvere. Io amo questa città come credo che l'amiate tanti, molti, tutti. Ma se amiamo veramente questa città, cerchiamo di essere liberi, di fare le scelte con libertà, non per il semplice fatto di giudicare la gente per raccontato, ma vivetele le cose, partecipate alle cose, verificate se quello che
vi racconto nel vero o no, perché solo così diventate persone libere. Io non vi racconto nulla, ci sono dei fatti che lo testimoniano. Mi piace e mi piacerebbe che tutti di questa città, tutti, possano continuare ad amarla e possano venire con sincerità a salutarci, perché non ha importanza se appartiene anche in campagna elettorale in altri schieramenti. Siamo vizinesi di questa città, siamo partecipi di questa città, e se, così come dicono taluni che non ce l'hanno con le persone, perché negano il saluto? Perché evidentemente c'è rancore, c'è odio. Io penso che invece la gente deve essere libera anche di avere posizioni politiche diverse, ma tutti insieme, e rispettarle, ma tutti insieme dobbiamo contribuire affinché questa idea ai ragazzi, ai giovani, non passi dei buoni, dei cattivi, dei bianchi e dei neri, che per tanti anni abbiamo dovuto sopportare. E quindi voglio ringraziare tanti ragazzi, consiglieri comunali, da Gregorio a Vito, agli assessori, tutti hanno fatto esperienza. E hanno fatto esperienza perché per me la politica non è poltrona. L'ho sempre detto. L'ho detto anche nelle stanze, nei luoghi, dei partiti. Non ci interessano le persone. Quando diciamo di lasciare spazio ai giovani, però dobbiamo avere la coerenza di farlo, non di stare seduti sulle persone. E quando ci sono persone che additano gli altri, devono anche pensare, fermarsi un attimo. Fermarsi. Io mi sono fermato, ho riflettuto. Probabilmente alcuni atteggiamenti potevo correggerli. Ma l'ho fatto esclusivamente, anche sbagliando, non certamente per fare male a nessuno, con la cattiveria che spesso viene contraddistinta da taluni. E allora bisogna avere prima la dignità, e la dignità non è di andare contro nessuno, ma avere la libertà di pensare, confrontarsi e dire le cose con rispetto, senza insulto, con rispetto. Io ho lanciato questo invito agli amici candidati sindaci, che è giusto che la gente sappia sul programma e anche su quello trascorso, proprio il contraddittorio, perché non ho paura. Non è che sono come quello che dice non mi confronto con nessuno, perché sopra di me c'è solo Dio. Io ritengo che bisogna invece dare il tempo a tutti di ascoltare e verificare anche i progetti, quelli sostenibili o quelli che invece si raccontano perché dobbiamo lavorare sul populismo e sulla demagogia. Ma dal giorno 12 sappiate che le cose che ci sono ora, ci saranno il giorno 12, le mille difficoltà, comprese i debiti che abbiamo e stiamo dovendo pagare per tutti, sono comunque degli obblighi, e risorse non ne abbiamo, abbiamo solo le risorse umane, che siete voi, e se un po' facciamo tutti insieme, forse la città sarà più pulita e più buona. Grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento. Thank you.